Sono Valerio e sono un fiorista. La mia passione per il fiore nasce sin da quando ero piccolo. La mia famiglia è da generazioni una famiglia di fioristi, da mia nonna fino ai miei genitori. Quando ero piccolo, che uscivo da scuola, venivo a trovare semplicemente mia nonna proprio in questo negozio, dove 60 anni fa iniziò la sua avventura. Rubavo dei fiorellini, li riportavo a casa, durante il tragitto li componevo per regalarli a mia madre. Oltre alla passione per il fiore, una delle mie grandi passioni è quella per il design e per l'architettura. Quello che vedete intorno a me non lo definirei il classico negozio di fiori. Per me è un laboratorio del fiore, un Fab Lab floreale. Se ne parla, si discute, si crea, si fa tutto ciò che crea un'emozione, che riesce a far realizzare i sogni del cliente. Dalla passione per il fiore e dalla passione per il design nasce il floral designer, che è quella figura professionale che ha un suo bagaglio culturale abbinato alla sua esperienza. Crea, pensa e realizza un'emozione. Dare al cliente non quello che chiedeva, ma quello che non avrebbe mai sognato. Nel Fab Lab floreale sono accorpate diverse attività, tra cui quella del matrimonio. Il matrimonio inteso come organizzazione dell'intero evento e nello specifico della gestione da parte mia della parte floreale del matrimonio. Come organizzazione totale del matrimonio, il mio laboratorio propone ai clienti e futuri sposi il wedding box. Il wedding box è una semplice scatolina e viene definito un wedding planner gratuito perché viene dato in omaggio alle coppie di sposi, dove possono tranquillamente riportarlo a casa con molta calma e consultarlo. Al suo interno troviamo un po' tutte le ditte che compongono l'organizzazione del matrimonio. Una delle grandi comodità del wedding box è che non è vincolante. Gli sposi possono consultare tutte le attività, ma sceglierne anche solamente una o più di una, in base a ciò che gli occorre. Un altro prodotto che il mio laboratorio propone è un prodotto molto innovativo dal grande impatto architettonico. E la parete di verde verticale stabilizzato, composto da fogliami, muschi e licheni. Sono appunto stabilizzati. Cosa vuol dire? Che ricevono un processo chimico dal quale andiamo a sostituire la linfa che fa vivere il prodotto con dei materiali che lo stabilizzano e lo conservano a base di glicerina ed acqua al 100% naturali. Quindi il nostro fogliame al tatto risulterà molto vivo, alla vista risulterà come appena colto, ma con un grandissimo vantaggio che non necessita di alcuna manutenzione, né irrigazione, né particolari ambienti o temperature. Ha una durata stimata dai 7 ai 10 anni. In alternativa alle pareti di arredamento per interni di verde verticale possiamo anche realizzare su misura dei quadri. Questo ne è un piccolo esempio. Vi ho voluto raccontare la mia storia e spero vi sia piaciuta. Per destino oppure no, il mio nome è Valerio Fiore.